Nel Vangelo di oggi Gesù utilizza una parabola molto forte per quello che riguarda anche il tono con cui si parla di questo grande banchetto di nozze. Il re invita al banchetto coloro che erano i dignitari, insomma, che dovevano essere invitati. Questi non si presentano, si fanno gli affari loro e a un certo punto il re manda le sue truppe e punisce questi invitati indegni. Chiama altre persone che in qualche modo sono trovate i crocicchi delle strade o che altro. Questi sono degni di essere invitati al matrimonio, accettano l'invito a nozze, ma tra loro ce n'è uno che si presenta senza abito nuziale. E anche questa persona che si presenta senza abito nuziale viene severamente punita. In tutto questo discorso, il lessico anche di queste punizioni severe, che cosa ci può far pensare da un punto di vista pedagogico? Ovviamente non prendere alla lettera questo tipo di messaggio, mandare truppe per punire coloro che non sono stati degni del nostro invito, ma se noi vogliamo rappresentare coloro che invitano a un simposio, a un banchetto, l'immagine del convivio è forte anche in Platone, in Dante, un banchetto di cultura, quindi penso all'insegnante, penso alla scuola, penso all'università, che invita le persone a questo banchetto di cultura, naturalmente da parte di chi predispone il banchetto deve esserci la massima cura nel predisporre tutto al meglio, nel supportare al massimo le persone che devono apprendere. Però dall'altro lato è importante far percepire loro anche il fatto che hanno a loro volta una responsabilità. Devono essere degni di tutto l'impegno che mette in campo non solo o non tanto il singolo insegnante, ma nel complesso la comunità, la Repubblica. Ogni studente rappresenta un investimento, si potrebbe dire anche un costo, ma è un costo che è importante, quindi un prezioso investimento, un investimento prezioso per tutta la comunità, per tutta la Repubblica. Quindi non può affrontare questo percorso con sciatteria, come qualcuno a cui tutto è dovuto e nulla è richiesto. Quindi, da un lato, è vero che è compito dell'insegnante, è compito della scuola cercare di fare in modo di evitare la dispersione, supportare le persone fragili, aiutare in ogni modo chi ha bisogno. Ma dall'altro lato bisogna riuscire a far maturare la convinzione di che si sta ricevendo da parte della comunità un dono prezioso, un dono grande, un dono che non tutti hanno avuto. Io ho avuto delle persone, mia mamma ha studiato fino alla quinta elementare, mio nonno fino alla seconda, quindi loro, quando io andavo a scuola e studiavo, mi facevano percepire che in qualche modo ero un privilegiato, stavo ricevendo un dono e dovevo cercare di essere degno di questo dono. Poi è compito dell'insegnante aiutare lo studente a fare tutto ciò che deve, ma anche capire la grandezza del dono che sta ricevendo e l'importanza di rendersene degno, finanche indossando la veste culturale, la postura mentale adeguata per abitare questa situazione preziosa.